La cooperativa c'è sin dall'inizio, dentro il fondo? Sì, la cooperativa, quando la diocesi insieme alla Caritas ha lanciato il fondo per il lavoro, subito già nel 2013, l'anno in cui è stato lanciato, è stata fra le realtà che hanno contribuito al lancio del fondo, andando ad aumentare la dotazione iniziale del patrimonio del fondo, che poi doveva sostenere l'inserimento lavorativo nelle aziende. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto come Formica è stata quella. Per il Natale 2013 abbiamo deciso di sostenere il fondo. Fin da subito abbiamo scelto una metodologia particolare di coinvolgere anche i soci lavoratori e i dipendenti, cioè di lanciare una sottoscrizione a tutti i lavoratori, di devolvere parte del loro stipendio e la cooperativa si è impegnata a versarli. Questo l'abbiamo ripetuto per tutti i 5 anni, quindi dal 13 al 17, e in particolare nell'anno 2016, nell'anno del ventennale della cooperativa, abbiamo deciso di, visto che volevamo fare un regalo alla città o fare un regalo significativo, di versare 15.000 euro a sostegno del fondo, perché a quel punto il progetto era partito, stava dando dei buoni risultati che tuttora mantiene, con molti inserimenti lavorativi di persone con difficoltà che quindi grazie al lavoro hanno ritrovato la dignità, quindi il progetto era serio, il progetto era gestito da persone vicine alla cooperativa che è il mondo Caritas, e quindi abbiamo deciso in questi anni di sostenerlo sempre con questa metodologia, con la partecipazione dei lavoratori. Dicevi una volta in un articolo tempo fa che una delle soddisfazioni, se possiamo dire, di questo progetto è stata quella di vedere proprio i lavoratori che hanno aderito volontariamente a questa cosa per aiutare i loro coetanei che non hanno il lavoro. L'adesione è stata buona, poi noi abbiamo scelto la metodologia di dare una percentuale dello stipendio, non tanto le ore, si è sempre attestata sopra le 30 persone che hanno comunque dato qualcosa al fondo. Per noi è un modo anche di stimolare i nostri lavoratori soci alla solidarietà. Poi in realtà in particolare nel 2017 abbiamo fatto una doppia raccolta sia per il fondo ma anche per il terremoto e tutte e due sono andate a buon fine. È chiaro che queste iniziative per noi sono importanti per far capire ai lavoratori che comunque c'è sempre anche chi sta peggio di noi e quindi che anche con poco si possono aiutare delle situazioni complesse. Nel corso degli anni sono capitate altre occasioni come quella recente, in occasione della festa del Borgo San Giovanni, in cui sei stato chiamato, te in particolare, a raccontare l'esperienza che ha fatto la Formica nell'ambito del lavoro, per raccontare un po' anche non solo la partecipazione al fondo ma anche cosa fa la cooperativa. È successo questo anche sì, il fondo ha avuto questa capacità di aggregare un sacco di interlocutori sul territorio, anche interlocutori economici. In particolare da 5 anni ha impostato una lotteria a sostegno del fondo e anche del commercio riminese con Zenta de Borg, quindi i commercianti del piccolo dettaglio. È nata una scintilla di provare a organizzare una lotteria. La lotteria è stata fatta per 5 anni, vengono venduti questi biglietti, ci sono dei premi che sono dei buoni spesa per i vincitori, 53 biglietti, e il ricavato, tolte le spese vive, viene dato, lasciato al fondo, che circa è stato in questi 5 anni più di 50.000 euro, circa una decina, 10.000 euro all'anno, quindi un modo per sostenere comunque il fondo. Fra l'altro i biglietti in parte vengono venduti alle ditte che poi li distribuiscono ai loro dipendenti per la parte appunto della Caritas, che sono le ditte che hanno aderito magari al fondo per dare posti di lavoro e anche contribuendo. Fra cui il Consorzio Sociale Romagnolo. Attraverso il consorzio anche noi abbiamo acquisito dei biglietti. Quest'anno mi hanno chiesto in particolare nel momento dell'estrazione, perché è una lotteria che inizia vendendo i biglietti, poi finisce con l'estrazione dei biglietti vincenti, di partecipare a questo momento che è stato domenica scorsa, durante la festa appunto del Borgo San Giovanni, quindi anche in un contesto molto bello, molto caldo, con tanto entusiasmo anche dovuto alla festa, che poi è venuta bene e che c'era molta gente. E quindi abbiamo, prima dell'estrazione, durante l'estrazione, mi hanno chiesto una piccola testimonianza come impresa, quindi cooperativa sociale, ma impresa che si è impegnata a sostenere il fondo. Poi noi in maniera particolare, oltre a questa raccolta fondi che ho detto, in realtà abbiamo anche ospitato 8 contratti di lavoro, quindi diciamo che col fondo abbiamo interagito su tutte e due le linee principali, sia aiutandoli economicamente e sia offrendo posti di lavoro. Di questi 8 posti che abbiamo offerto in questi 5 anni, uno oggi è ancora in azienda a tempo indeterminato, quindi abbiamo ridato dignità a una famiglia che magari quando si è rivolta al fondo era in una situazione molto precaria, e quindi grazie anche al fondo, poi a noi che gli abbiamo dato l'occasione di lavoro e si è poi inserito bene, a oggi direi che è stato un buon risultato. Ti risulta che in questi anni in cui un po' la Formica, possiamo dire,
è stata anche un esempio positivo per la città, no? Aderendo al fondo. Ti risulta che sia cresciuto il numero delle aziende che hanno dato questa possibilità ai lavoratori, comunque con No, un'adesione al cioè il fondo? fondo in sé sta funzionando ancora molto bene. C'ha forse un problema di risorse perché ha fatto più di 100, mi sembra che sia arrivato quasi a 140 inserimenti in questi 5 anni. E le aziende sono 77 quelle che hanno dato almeno ospitalità a un contratto di lavoro. Quindi in sé il fondo, per come è impostato, ha un suo circolo virtuoso di funzionamento positivo. Oggi il tema vero è che, visto che le risorse sono, a parte qualche esempio come il nostro o altre raccolte specifiche, non c'è una restituzione da parte, cioè le aziende ricevono il contributo che usano per abbattere il costo, non è che, e quindi il tema è oggi riuscire a continuare, e in questo senso anche la Quinta Lotteria aiuta a trovare le risorse per alimentare il fondo. Però il meccanismo è molto gradito dalle aziende. Su questo è chiaro che c'è il tema, se ci pensiamo, visto che il dibattito anche in questi giorni, per dire, nel decreto dignità il costo del tempo determinato aumenterà, il fondo è più sull'idea ti do un premio perché assumi delle persone. Ecco, quindi è chiaro che le aziende, secondo me, lo vedono bene perché vedono una riduzione dei costi, e sappiamo tutti che il cuneo fiscale in Italia è uno dei temi importanti che le aziende, vuol dire, portano all'attenzione anche del governo. È chiaro che il fondo è andato nel cercare di collocare persone che era da tempo che magari avevano perso il lavoro e quindi la dignità, dando un aiuto economico alle aziende, e questo secondo me alle aziende è gradito, tanto che il problema di trovare le aziende non c'è in questo momento, c'è forse più il tema di alimentare il fondo, che non ha un circolo virtuoso che si autoalimenta.